Un padre aveva l'abitudine di acquistare bene dai poveri a prezzi elevati, anche se non aveva bisogno di queste cose. A volte li pagava di più. Un giorno il figlio chiese: «Perché lo fai, papà?» Il padre rispose: «È una carità volta nella dignità, figlio mio». Signore e signori, buonasera. Grazie per essere intervenuti e aver accettato questo invito. Penso sia superfluo presentarmi. Comunque sono Franco Falco, per chi non mi conoscesse, ma penso che dopo 50 anni questo posto mi conosciate un po' tutti. Dall'ultima manifestazione sono molte le persone nate in cielo. Elencarle tutte sarebbe un'impresa ardua, ma non possiamo esimerci di menzionare l'eroe Emanuele Reali, il cui sacrificio ha dimostrato ancora una volta che il carabiniere la divisa non la indossa, ma la abita. Propongo un minuto di silenzio per ricordare Emanuele Reali, scusate. Vi inviterei ad alzarvi. Grazie. Anche il saluto del parroco Don Peppino Sciorio, che ha dovuto iniziare, pare che ci stanno delle suppliche, roba di chiese che non ha proprio potuto, altre volte è venuto qua, ha detto iniziamo le 5 metri, se non la faccio in tempo, e porto i suoi saluti. Inoltre desidero ringraziare la dottoressa Anna De Simone, sindaco di Rocca Romana Statigliano, e il dottor Giovanni Lombarda, sindaco di Calvi Sotto, nonché l'onorevole Benedetta Lombardi, che ci hanno onorato della loro presenza. Passo il microfono all'avvocato Raffaele Russo, è una persona molto amica di questa manifestazione, è stato sempre qui, solo l'ultima volta non era presente perché era giustificata la sua assenza, che la settimana dopo c'era l'elezione a Pitulazzi, era giusto che avesse altri impegni. Per un saluto, non tu. Grazie Franco, mi scuso per l'assenza dell'altra volta, io ho sempre seguito con attenzione questa manifestazione, anzi ringrazio, e non è un ringraziamento di circostanze formali, Franco Falco per questa iniziativa, soprattutto per aver scelto il nostro e il tuo paese per queste manifestazioni. Franco Falco insieme a Dea Sport Onlus ha il merito di queste belle iniziative culturali, ma soprattutto questa iniziativa dove si presenta ogni anno, pare siamo alla quinta edizione, quindicesima, perdonatemi, la memoria mi fa brutti scherzi, che si presenta questo libro Chi è? Vedete, io leggo sempre attentamente queste opere e il lavoro che queste persone mettono nella redazione di queste opere, è la valorizzazione dell'uomo della porta accanto, cioè significa secondo me non bisogna essere grandi scienziati nella vita per lasciare un segno lo si lascia se facciamo quotidianamente il nostro lavoro, lo facciamo bene, con lealtà, con onestà. Franco Falco sotto questo aspetto è lo scopritore dei piccoli e grandi eroi, cosa importante in un momento in cui storico in cui si vive un certo individualismo, una certa incomunicabilità. Questo significa abbattere anche le barriere, imparare ad apprezzare gli altri, stare insieme agli altri, valorizzare e prendere l'esempio dagli altri. Sempre grazie Franco per l'iniziativa, ringrazio te, ringrazio gli illustri ospiti, il procuratore Albano, il colonnello e le altre persone presenti. Buona continuazione di manifestazione, purtroppo vi devo lasciare per concomitanti impegni. Grazie ancora Franco.
presente, avevamo invitato come sempre, ormai è diventato un nostro amico, Mimmo Falco, il vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, anche perché ci hanno concesso il patrocinio morale, e ha letto, e comunque si è fatto rappresentare da un valido collaboratore. E abbiamo qui, viene Stravino, che ci porta il saluto dell'Ordine dei giornalisti. Allora, buonasera a tutti voi, sono Riccardo Stravino, porto il saluto del presidente Falco, che è vicepresidente regionale dell'Ordine dei giornalisti, è stato anche il vicepresidente nazionale, oggi riassume in sé anche la carica di presidente del Corecom, e sono un consigliere nazionale uscente dell'Ordine e sono stato in commissione nazionale per le iniziative editoriali. Fui ospite di questa associazione un po' di anni fa, proprio per questa, una delle tante presentazioni. Sono qui per portare il saluto dell'Ordine dei giornalisti e soprattutto per ringraziare questo sodalizio, perché andare avanti per 50 anni, partire da una radio, poi arrivare alla carta, ad un giornale, fare tante pubblicazioni, operare attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, quali possono essere i social e il web, non è semplicissimo. Innovarsi e fare sempre meglio e cose nuove non è una cosa semplice. Sono qui per ringraziare questa associazione che attraverso i suoi giornali e le sue pubblicazioni garantisce ai territori il ricordo di tante personalità che fanno dei nostri territori, spesso raccontati dalla stampa per le cose brutte che accadono, territori belli. Sono qui per salutare questa associazione che fa sì che tanti colleghi giovani, operando anche in condizioni spesso di sicurezza che non sono le migliori, perché fare il cronista sui territori non è semplice, possano formarsi e possano far sì che la gente, che le persone conoscono quello che accade, perché bisogna raccontare quello che succede sui territori, perché una storia non raccontata è una storia mai accaduta. Voglio essere velocissimo e terminare questo ringraziamento e questo saluto ringraziando soprattutto questo sodalizio per l'impegno che mette e per come rappresenta e per come qualifica il mondo del giornalismo, che è un ragionamento più ampio di quello che immaginiamo, che parte dai territori come questo e arriva alle grandi redazioni dei giornali nazionali, di un giornalismo che deve essere sempre di più cronaca dei fatti, narrazione di quello che accade, informazione, non propaganda di uno o l'altra parte, di un giornalismo che deve raccontare le vicende delle persone, considerando che dietro i fatti ci sono drammi, ci sono persone, ci sono sentimenti, ci sono passioni. L'Ordine dei giornalisti è qui oggi e ci sarà sempre. Io vi ringrazio per averci dato la possibilità di porgervi il nostro patrocinio e buona manifestazione a tutti. Grazie, grazie. Durante la manifestazione verrà presentato il nono volume del libro Chi è? Ebbene, per la nona volta l'ISIS Foscolo di Tiana Speranista, guidato dal professore Paolo Masurelli, ci onora della presenza delle hostess. Inviterei il professore Masurelli per un saluto. Stavo qui un minuto fa. Ah, eccolo, sta arrivando. Forse un applauso al professor Masurelli, che ogni volta scusate, non pensavo di dover intervenire, io lo faccio però volentieri, innanzitutto perché non solo è la nona edizione del libro, interessantissimo per la storia locale, ma anche per la quindicesima edizione di ambiente, cultura e legalità. Ecco, l'ambiente è importante, che i giovani, i nostri giovani si avvicinino a questo argomento come la legalità. Proprio stamattina abbiamo fatto dalla scuola un gemellaggio con Milano, con alcune associazioni e ne abbiamo parlato. La settimana scorsa siamo stati sempre noi della nostra scuola a San Leucio di Caserta, sempre per un discorso di legalità. Per cui vorrei ringraziare lui che ci dà questa opportunità e ovviamente agli psicologi, ai giuristi e cose che stanno qui e ci fanno queste attività. Grazie. Grazie.
Oltre alla presenza dell'Istituto Foscolo di Teano Espaniso, abbiamo anche quella dell'intera classe quinta A dell'Istituto Superiore Statale Guglielmo Marconi di Giuliano in Campania, accompagnata dal dirigente scolastico professoressa Giovanna Muncione, che invitiamo per un saluto. Professoressa Muncione, prego. Buonasera, sono Giovanna Muncione, la dirigente, o meglio, come io amo dire, la preside di questi ragazzi. Abbiamo portato qua un'intera classe, la quinta audiovisivo, perché io sono convinta che le esperienze i ragazzi li devono vivere. Si parla di legalità, si parla di ambiente, si parla di Costituzione, ma le parole hanno un termine, sono aria fritta. Dobbiamo dare ai ragazzi gli esempi. Dobbiamo dare ai ragazzi, far vivere l'esperienza. E stasera ragazzi facciamo vivere queste belle discussioni, queste belle esperienze come premiazioni di persone che nonostante le loro difficoltà si sono distinti. Io ringrazio il professore Fraioli, che è un docente della scuola che io dirigo, che ci ha coinvolto in questo percorso, che sia io che sia la mia vicepreside e un'altra collaboratrice abbiamo accettato per stare qui insieme a voi. Grazie. Professore, un attimo. Intanto, invito a venire la vicepresidente e la collaboratrice anche qui al microfono, e adesso chiamiamo uno per uno tutti i ragazzi. Qui ci sta il loro attestato che consegnerete voi, più un premio che gli abbiamo dato, concesso, e li chiamiamo qui senza fare la foto singolarmente, tutto a gruppo, anche per guadagnare un po' di tempo. Perciò però li chiameremo uno per uno. Intanto la vicepresidente e la docente, se vogliono venire. Allora, i ragazzi sono Arabia Maria Teresa, prego, Abruzzetti Arianna, Bianco Anna, Cimmino Sabatino Pierpaolo, Di Somma Ida, Granata Sara, Liccardo Maria Teresa, Liotta Naomi, Maiorano Sara, Maranda Luisa, Maiorella Emanuela, Musciano Valentina, Napolano Veronica, Nappa Manuel, Neboso Giusi, Palumbo Carlotta, Persico Luigi, Sperante Immacolata e Vitiello Rosa. Prego, mettiamoci a cerchio per una foto ricordo. Allora, io volevo solo dire che un plauso va a questi ragazzi, perché è sabato sera, i ragazzi hanno rinunciato ad uscire con gli amici, andare in pizzeria, e sono dei ragazzi che hanno interiorizzato questi valori, e quindi la scuola ha avuto veramente, ha conquistato qualcosa. Perché al di là dei contenuti delle materie, noi dobbiamo dare dei valori a questi ragazzi. Quindi la loro presenza qui, sono veramente contenti di esserci, vuol dire che la scuola ha vinto, in questo momento ha vinto. Grazie ragazzi. E naturalmente, come ogni manifestazione, è sempre presente qui una rappresentante dell'Istituto Autonomo Comprensivo di Bellona, diretta dalla dirigente scolastica professoressa Paolo Vitolo, che non è potuto venire, si è tanto scusata, però è rappresentata da diversi docenti che sono qua. Dopo li chiameremo uno per uno, perché consegneranno loro gli attestati e i premi ai ragazzi che hanno vinto il concorso. Andiamo più avanti e spiegheremo che cos'è. Dunque, a questo punto io ho bisogno di bere un poco, per cui passo la parola a Domenico Valeriano per il prosieguo. Vai Domenico. Facciamo buonasera a tutti, grazie direttore. Mi unisco ai saluti del direttore che ha già fatto, quindi buonasera a tutti e grazie. L'associazione Tea Sport Onlus di Bellona organizza, come già annunciato anche dal direttore poc'anzi, la 15ª edizione della manifestazione Ambiente, Cultura
legalità, durante la quale sarà presentato il nono volume del libro Chi è? Tramandiamo ai posteri coloro che meritano essere ricordati. A questa manifestazione collaborano attori del piccolo coro di Sparanise diretti da Clorinda Iorio, ricezione, come annunciato anche poc'anzi, delle hostess Istituto Isis Ugo Foscolo Turismo Sparanise, Foto Fantasy Sabino Bellona, riprese video studio Felab di Giuseppe Fusco, amplificazione sottofondo musicale Minos di Vito Lazio, addobbo floreale La Gardenia di Maria Papa Bellona, scenografia a cura dell'artista Michele Ciccarelli, con esposizione di quadri e sculture realizzate da valenti artisti, ai quali va il nostro saluto e ringraziamento. Ecco gli espositori che potete apprezzare le loro opere qui in sala, e sono Annunziata Friozzi, Maria Salerno, Pietro Marcello, Filippo Lo Sordo, Michele Ciccarelli, Nicola Badia, Sara Carusone, Nicola Iosca, Priscilla D'Alessio, Robert Di Lillo, Luigi Guarino, Antonio Costanzo, Mario Costanzo, Ricciardi Antonio e Rita Troisi. Ecco questo elenco che ben meritatamente andavano menzionati singolarmente. Comunichiamo che la serata sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Dea Notizia a cura dell'ingegnere Gianfranco Falco. Ricordiamo che la manifestazione ha ricevuto l'apprezzamento del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del gruppo sportivo Paralimpico Difesa, nonché il patrocinio morale di Ente Provinciale Caserta, Città di Bellona, Comune di Vito Lazio, UNICEF Campania, Ordine dei giornalisti della Campania, Risorgimento Italiano Comitato Provinciale con sede in Santa Maria Capovedere, con i rappresentanti qui presenti questa sera, Associazione Onlus Noi Genitori di Tutti Caivano Napoli, Associazione per la Legalità Ultimi Mercato San Severino Salerno, Associazione Onlus No Vuol Dire No Petruno Irpino Avellino, Aido Sezione Intercomunale Bellona e Vito Lazio. Ringraziamo inoltre gli sponsor della manifestazione, come sempre, e sono Autobella Bellona, Autoscuola Alex Vito Lazio, Carburanti Kuwait Bellona, Cartolibreria L'Idea Calvi Risorta, Centro del Risparmio Parco Agorà Vito Lazio, Chiosco Pascià Bellona, Despar Supermercato di Pasquale Carusone Bellona, Grafica Samaritana Vito Lazio, Le Masserie di Giuseppe Carusone Bellona, Materassi Russo Santa Maria Capovedere, Pizzeria Bella Napoli Bellona, Pizzeria al Monticello Bellona, Pizzeria Grotta Azzurra Bellona, Paolo Fasulo Bellona, Polizia Abbigliamento Pelletterie Calvi Risorta. Quindi vedete che l'elenco è lungo e che quindi questa manifestazione impegna tantissimi, quindi non solo noi che vedete qui questa sera, ma dietro c'è tutto un prontuario di persone pronti, ecco, a supportare il nostro direttore con l'organizzazione. Con il contributo di Giusy Nebboso sarà declamata la poesia Parlo con Alfredino Rampi di Luigi Gambardella. Prego. Accogliamola con un applauso. Grazie. Allora, chi ha l'età mia si ricorda di questo avvenimento, ma molti di voi ancora non erano nati. Alfredino Rampi, un bambino di 6 anni che per una disattenzione scivolò in un pozzo artesiano che si trovava nella campagna di Vermicino in provincia di Roma,
Per tentare di salvare Alfredina si mobilitarono una infinità di persone, ma quello che più di tutto mise a repentaglio la propria vita fu Angelo Licheri. Rimase 45 minuti a testa in giù contro i 45 considerati soglia massima di sicurezza in quella posizione. Angelo rischiò tanto con la speranza di salvare Alfredino. Non fu possibile. Mentre Giusi declamerà la poesia, io lo chiamerò in diretta perché doveva venire, però lui ha avuto un intervento naturale alle mani, non è potuto venire e lo avremo in diretta telefonicamente. Giusi, a te il microfono. Alfie, già fatti chiagnere in baranza, per te tutta l'Italia ha chiagnuto. Fin da sto cuore, te casa in pianza, insieme ricordo tue, mi è rimanuto. Se tu sapessi che ricorda amare, sti cose qua non se ne vanno giù. Se chiudo l'occhio, subito mi apparo, o quadro brutto e bella casi tu. E dinde ricchi, sento piagno tuo, a voce tua, chi sa può scordare, chiamava mamma sua, io padre suo, vieni, diceva, vieni a pigliare. Quando si sono menati a cava sotto, rischiano la propria vita a te salvare. Angelo, si aiuta tutto rotto, a tu te non potete ritornare. Riuscirà sta mano tanti voti, e chi lo chiude non ci attacchiappa. Tutto fu vano, a roccia insieme a lutto, ero destina a non te fa pigliare. Nante te l'ha cantata, nonna, nonna, te l'ha raccontata in me di storiella. Aspetta, Alfredo, a sienta voce mamma, ma te riuscirà che lì più bella. Che lì belle storie, non te l'ha contata, giornata sana, sempre in compagnia. Per te, oh povero uomo, sta malato, tutto è promessa, non è cagnata lì. Puro papa, ha pregato notte e giorno, o presidente nostro, steve qua, a ritte zitto, a chi parlava attorno. All'erte, senza mai si stancava. Steve già scritto, canto paradiso, mancava un angiolillo per Gesù, che l'angiolillo si è rimasto tu, vinci Gabbardella, grazie. Ringraziamo Giusi Nebbioso per la declamazione della poesia. Direttore? Vediamo un po', perché noi siamo in diretta, vediamo un po' se riesce a fare un saluto. Se puoi anche... No, con questo telefono. Allora Angelo, facciamo le cose, ti richiamo più tardi e con un altro telefono, perché lì c'è viva voce, qua no purtroppo. Allora, intanto riceverai l'applauso da tutti quanti noi. L'applauso, ecco. Prima del termine della manifestazione ti chiameremo, va bene? Un abbraccio, Angelo. Ciao, un abbraccio. Ciao, grazie, grazie. Non sapevo che... Poi chiamiamo... Riproviamo più tardi, direttore, sì, mettici in contatto con Angelo Licheri. Sì, allora, proseguiamo un po' con... Dunque, adesso, il tema del concorso indetto, che noi, per chi non lo sa, andiamo a sentire sempre un concorso per far partecipare i ragazzi alla scuola, che poi riceveranno un bel premio. E il tema questa volta, cambiamo tema ogni volta naturalmente, è i valori della famiglia. E per illustrarcelo che cosa sta succedendo, abbiamo bisogno dell'intervento del coro di Sparanese, di farci la scenetta che hanno preparato, presentare la scenetta. Un applauso a tutti. Prego, un applauso per il piccolo coro di Sparanese. Oggi chiedimi di come
forse si spegnerà. Prendo te, le tue mani, amami, sono qui, amami. Un applauso, grazie. Grazie al coro di Sparanise e entriamo nel vivo della manifestazione di questa sera e passo la parola al dottor Adelchi Berlucchi, psicologo e psicoterapeuta. Prego. Buonasera, grazie Domenico. Grazie direttore per invitarmi sempre in questa bellissima manifestazione. Allora, il tema di questa sera è la famiglia. La famiglia al centro dell'universo. La famiglia è veramente al centro dell'universo. Tutto parte dalla famiglia. Tutto ha origine dal sistema familiare d'origine. La famiglia è un trampolino di lancio. Se pensiamo a quando eravamo piccoli, ci siamo trovati di fronte ad esperienze relazionali con i nostri genitori. I genitori ci hanno insegnato a, come dire, ad emozionarci. I genitori ci hanno insegnato a parlare, i genitori ci hanno insegnato a camminare. Mi sento di dire che la famiglia sono io, sei tu, siamo noi, siamo tutti. La famiglia costituisce un vasto sistema relazionale, complesso, e la cui interpretazione è resa difficile dalla molteplicità delle sue funzioni. La famiglia ha tante funzioni, non ha solo la funzione educativa, ma ha anche la funzione di responsabilità di se stessi. La famiglia è un universo complesso, è un trampolino di lancio. Copioni che si ripetono, pensate un po'. Ognuno di noi ha un modo di fare, un modo di relazionarsi, ma da cosa dipende? Dipende da quello che ha esperito durante il corso della sua vita. Diventa un copione, no? Noi proviamo a ripetere ogni volta i modelli che introiettiamo, i modelli che abbiamo imparato. Dunque, la famiglia è un sistema relazionale ed affettivo in continua evoluzione, quindi in continuo cambiamento. E pensiamo alla coppia coniugale, no? Quanto è importante veramente una coppia funzionale, no? Per mantenere un equilibrio familiare. La coppia ha una importanza, diciamo, primaria, perché oggi spesso ci troviamo appunto di fronte a questa affermazione: la famiglia è un po', i figli sono un po' il riflesso dei genitori. Sì, sono d'accordissimo, ma ancora più d'accordo sono quando diciamo che i figli non sono altro che il riflesso di ciò che accade tra i genitori, no? Cosa succede tra i due genitori che si sono presi appunto la responsabilità di
fare i genitori. Fare il genitore è il ruolo più difficile, perché si ha a che fare con la dimensione umana, la dimensione psichica, la dimensione emotiva, relazionale. Dunque, la famiglia è un sistema che comprende personalità diverse tra loro, no? Che è in continuo sviluppo, i cui comportamenti dipendono gli uni dagli altri. Pensate un po', la famiglia, utilizzo questa metafora, come una bicicletta, no? Ogni componente della bicicletta è fondamentale perché la bicicletta possa funzionare bene. Quindi abbiamo il manubrio, abbiamo la sella, no? Abbiamo il cerchio, la gomma intorno al cerchio, i raggi, la catena che ci permette di pedalare. Se si rompe la catena, la bicicletta funziona? Se si rompe un manubrio, riusciamo a girare? Se si rompono i raggi di una bicicletta, no? Della ruota, riusciamo a farla camminare bene? No, sbanda. Quindi quanto è importante ogni elemento dello stesso sistema familiare che funzioni bene, quindi far leva sulla crescita, sullo sviluppo di ognuno appartenente alla famiglia. Se si rompe, se un elemento di un sistema non funziona, si deteriora tutto il sistema. Pensate un po', una famiglia che affronta una difficoltà con un figlio, diciamo, non può essere contenta, no? Ha sempre delle preoccupazioni, sempre dei pensieri che porta con sé al lavoro, con amici, ma i pensieri ci stanno. Dunque, la famiglia è un continuo rimettersi in gioco e poter affrontare ogni momento difficile che affronta un membro della famiglia è importante. Pensate un po' agli elementi, pensate un po' alle fasi del ciclo di vita. Quindi una famiglia si trova ad affrontare le diverse fasi del ciclo di vita. Partiamo dal matrimonio, per esempio, poi c'è la nascita dei figli, figli adolescenti, no? Figli adolescenti. Mi fermo un attimo su questa fase importante che la famiglia si trova ad affrontare. I figli che diventano adolescenti affrontano un momento difficile di transizione, no? Di una fase, diciamo, immatura ad una fase di maturità. Quanto è importante la presenza di un genitore? Purtroppo, genitori, mi metto anche io, perché sono un genitore, e davvero è assente, spesso è assente, assente per motivi di lavoro, per motivi importanti di responsabilità, no? Che succede? L'adolescente è lasciato a sé. Lasciato a sé e spesso commette guai. Oggi tutti quanti hanno questo smartphone, no? Diciamo che è un bene. Io dico, è un limite e una risorsa. È una risorsa perché ci fa capire quando stiamo andando avanti, ma diventa un limite purtroppo perché se ne fa un uso eccessivo, un abuso, e quando si abusa di qualcosa allora diventa sempre pericoloso, diventa sempre rischioso. E l'adolescente spesso è lasciato un po' a sé, no? Quindi succedono guai. Ecco, io faccio un appello a tutte le famiglie presenti in quest'aula.
di fare attenzione, di osservare soprattutto il figlio che si trova in questa fase dell'adolescenza, no? L'adolescente va in crisi, allora deve andare in crisi anche il genitore. Il genitore deve sentire la stessa crisi che affronta l'adolescente, che affronta il figlio. Poi c'è la nascita, ecco, i figli che escono di casa, anche questa è una crisi, quindi ogni fase si attraversa una crisi, si attraversa una difficoltà. E non si può far finta di niente. È difficoltà, ok, affrontiamola. Utilizziamo le risorse giuste che possediamo e passiamo da una fase all'altra. Arriviamo poi alla nascita dei nipoti, pensionamento, purtroppo malattia, morte. Dunque, allora io dico che all'interno di ogni evento critico la famiglia è chiamata ad affrontare dei compiti di sviluppo, sia sul versante emotivo, relazionale, coniugale, che sul versante intergenerazionale. Considero la dimensione intergenerazionale a partire da nonno, genitore, figlio. Quindi in quanto è importante tenere ben presente queste tre dimensioni, nonno, genitore, figli. In una famiglia ognuno ha un ruolo fondamentale, il nonno ha un ruolo importante. Certo, il nonno non deve assolutamente sostituirsi al genitore, ma deve fare il nonno. Il genitore deve prendersi le sue responsabilità, perché i figli sono responsabilità, sono la ricchezza di una famiglia, davvero sono la ricchezza. Dunque, voglio ora parlarvi di come funziona una famiglia. Quindi abbiamo tre modelli importanti: modello di una famiglia autorevole, modello di una famiglia autoritaria, modello di una famiglia permissivo, indulgente. Allora chiamo sul palco gli attori e i protagonisti appunto di questa scena, gli attori Antonio, Raffaella ed Enza, appartenenti al piccolo coro di Clorinda Iorio, che io ringrazio molto per la sua collaborazione. E davvero si sono impegnati tantissimo. Allora, vediamo un po'. Genitore autorevole, vediamo un po' cosa succede. Sullo stabilire flessibilmente le regole e le linee guida che il figlio pian piano poi dovrà seguire e rispettare, quindi far capire cosa è giusto e cosa è sbagliato, no? Considerare un figlio in una relazione significa capire anche il suo punto di vista, stimola sicuramente, quindi con questo approccio si tende a valorizzare l'indipendenza e l'autonomia. Vediamo invece il modello autoritario di una famiglia.
Sarà anche un po' rigido tuo padre, però ha proprio ragione. Mamma, mi spieghi che Francesca non vuole più uscire con me? Non lo sai perché? Potresti essere anche un po' più duro e anche parlare meno. Sì, vabbè, tu non sai mai niente. Poi chiederò al mio amico Marco, lui sa sempre tutto. Vado a studiare, va. Bravo. Quindi che cosa accade nel modello autoritario? Sicuramente si stimola la dipendenza relazionale, no? È basato sul controllo esterno piuttosto che sull'insegnamento dell'autocontrollo e dell'autoregolazione. Quindi è un genitore che non suggerisce come gestire i propri comportamenti, non li aiuta a identificare alternative e valutare le conseguenze delle sue azioni. Quindi è un genitore fallimentare, no? Stimola la dipendenza, apro e chiudo subito parentesi, la dipendenza è davvero un disturbo. Classificato dal manuale diagnostico dei disturbi mentali come un disturbo psichiatrico, no? E un genitore autoritario può portare, può innescare un meccanismo di dipendenza. Pensate alle, oggi sentiamo spesso parlare di violenza domestica, femminicidi. È stato un tema che abbiamo trattato anche nella scorsa edizione. E, no, la dipendenza c'entra. Perché una vittima non si oppone al suo carnefice? Dipende dal suo carnefice. E ecco, questi sono un po' i risultati. Non mi voglio dilungare su questo argomento, anche se meriterebbe tanto, dato che veramente ci troviamo oggi, assistiamo oggi a femminicidi, violenze continuamente, purtroppo. Quindi la dipendenza può essere uno dei meccanismi che innesca la violenza. Il carnefice dipende dalla vittima, la vittima dipende dal carnefice. Non è amore, assolutamente no. Allora, andiamo avanti con il modello permissivo indulgente. Prego, ragazzi. Guardate questa immagine, no? Un po' l'immagine che ripropongono gli attori. Certo l'amorino.
bravissimi Antonio, Enza e Raffaella, grazie al coro di Govinda Iorio. No, c'era un'altra... No, posso, benissimo. Allora, quindi avete visto, no? Che cosa accade nel permissivo indulgente? Basse aspettative, quindi nei confronti del figlio, non ci sono regole, ognuno fa quello che vuole. E c'è un dialogo aperto, no? Senza confini. Ma un figlio come cresce? Che adulto sarà? No? Provate ad immaginare un adolescente che vive in un contesto familiare dove vige, alberga il modello permissivo indulgente, no? Si fa quello che si vuole, no? A volte dico sì, bisogna avere un po' il pugno fermo, non troppo fermo, ma parlare, cercare di aprirsi al dialogo. Oggi, domani, dopodomani, pian piano sì, qualcosa succede di buono. Allora, esiste allora un modello familiare sano? Sicuramente non è quello del mulino bianco, no? Magari in quanti di voi si staranno chiedendo, ma è la famiglia del mulino bianco? No. Allora, impegno di tutti i membri della famiglia come sostegno reciproco, rispetto per le differenze individuali, per l'autonomia e i bisogni dei singoli appartenenti ad una famiglia. Le coppie, quindi ci deve essere un rispetto reciproco, aperti al dialogo, una comunicazione assertiva, chiara, flessibile, quindi adattabilità, capacità di riuscire a risolvere un problema, problem solving, processi, sistema di credenze condivise e riuscire a poter avere anche un sistema di sostegno alla rete sociale, quindi all'esterno della famiglia, quindi no, potersi aprire agli amici. Dunque, la famiglia, allora sicuramente la famiglia del mulino bianco non ha questi requisiti, perché la famiglia del mulino bianco è caratterizzata dalla non autenticità, è finta, è una famiglia finta, fatta di finzioni. Una famiglia che funziona invece è caratterizzata dall'autenticità. Quindi due importanti aspetti che permetterebbero ad una famiglia di riuscire a funzionare è comunicazione, quindi parlare, discutere, e autenticità. Il resto poi viene da sé. Io vi ringrazio per l'attenzione e ripasso la parola al caro amico Valeriano. Vieni. Grazie al dottore Adelchi Berlucchi e invito anche i componenti della piccola rappresentazione che ci hanno fatto. Siete qui al centro, raggiungetemi. Gentilmente facciamo un applauso che se lo meritano. Grazie. Entra il direttore, adesso prende la parola e consegna un omaggio floreale. Prego, direttore. Cioè, niente, vogliamo ringraziare Clorinda Iorio per questo bel spettacolo che ci ha dato, come sempre, un ricordo, un nostro attesto di ringraziamento e un omaggio mondiale. Grazie, un applauso. Devo dirvi che la Dea Sport Onlus ovviamente ha dei collaboratori, diciamo, di spessore, che tra loro si riuniscono per dei progetti, e uno di questi collaboratori non a caso è il dottor Berlucchi. E quando uno di noi vuole organizzare un progetto, sempre con il consenso del nostro direttore, gli altri, diciamo, collaboratori in questo caso si uniscono e andiamo girando. Tant'è vero che con il dottore Adelchi abbiamo fatto dei progetti sempre sulla la violenza, ovviamente la famiglia come oggetto, siamo stati già in giro in alcuni punti, andremo con il dottor Russo invece per la memoria storica su Santa Maria Capovetere, dove dovremmo partire anche l'anno prossimo per gli Stati Uniti, dovremmo andare a fare delle ricerche storiche militari,
E poi abbiamo anche delle belle idee con altri personaggi, con qualche relatore di questa sera, per portare avanti il discorso di cultura, memoria storica. Grazie. Prego, direttore. Ci ha raggiunto la preside dei vari istituti, Formicolo, Contenitore, Libri, che più ne ha, Antonella Tafuri. Lo vorrei invitare qui per un saluto. Volevo dire una cosa, mi scusi, direttore. L'idea è quella di portare questo progetto della famiglia, perché a volte la consapevolezza è prevenzione, e come dire, prevenire è meglio che curare, quindi l'idea è quella di portare questo progetto all'interno delle scuole, quindi con l'associazione Dea Sport Onlus provvederemo per proporci e per, diciamo, favorire e promuovere questo progetto, la divulgazione. Grazie, sempre grazie. Grazie, dottore Dirchi, prego. Allora, la professoressa Andrea Tafuri, una nostra collaboratrice, ha scritto già qualche volta sul nostro giornale, qualche articolo, ancora poco. Allora, buonasera a tutti, io sono qui innanzitutto per salutare e ringraziare il mio amico Franco Falco. Lui è un uomo sempre presente sul territorio, si è avvicinato alla mia scuola, è diventato un membro della nostra comunità. La nostra la scuola è importante nella misura in cui si apre al territorio, e lui è una persona che è sempre presente sul territorio, è sempre presente sul pezzo, è sempre presente ad affiancare con la sua voce, la voce di Dea Notizie, chi ne ha bisogno. L'altro giorno, per esempio, noi siamo stati purtroppo vittime di un furto nella nostra scuola, per cui hanno portato via i PC, i computer portatili necessari per le competenze digitali dei nostri bambini. Lui subito è venuto a sapere di questa notizia, non solo mi ha mostrato la sua solidarietà di amico, ma ha cercato di dare ampia visibilità all'evento, un evento che ormai accomuna molte scuole, ma soprattutto per sensibilizzare l'opinione pubblica e sottolineare la mia personale indignazione, perché non hanno fatto tanti danni alle strutture, hanno rubato il futuro ai nostri bambini. Io di questo veramente gli sono grata, perché è una persona non solo un grande professionista, umanamente di grande spessore, e soprattutto è una presenza stabile, ferma, importante sul territorio, e quindi questo è molto importante per noi scuole, per la comunità tutta. Grazie Franco, grazie di tutto. Ringraziamo la preside Antonella Tafuri. Grazie. Con il contributo della nostra collaboratrice Chiara Mastroianni diamo lettura alla motivazione del conferimento di un attestato di apprezzamento ed invitiamo la signora Pascarella Rosa per il ritiro dell'attestato. Consegna la dottoressa Anna De Simone, sindaco di Roccaramano Stigliano. Prego. Professionalità e costanza nel consentire l'opera realizzata che il 6 gennaio 2019 festeggia 50 anni di attività. Grazie. Anche
Ancora con il contributo della nostra collaboratrice Filomena Izzo, diamo lettura alla motivazione del conferimento di un attestato di apprezzamento al professore Carmine Martuccelli, che invitiamo a ritirare l'attestato. Consegna il sindaco di Calvi Risorta, dottor Giovanni Lombardi. Prego. Oggi, sabato 1 dicembre 2018, l'Associazione De Asportolus di Bellona conferisce al professore Carmine Martuccelli l'attestato di apprezzamento con la seguente motivazione: per l'intelligente e meritoria attività relazionale, didattica e organizzativa nelle istituzioni scolastiche. Grazie. Adesso con il contributo di Rosario Feola diamo lettura alla motivazione del conferimento di un attestato di benemerenza al dottor Cornelio Scialdone, che invitiamo a ritirare l'attestato, con il quale verrà consegnata anche una targa dalla dirigente scolastico professoressa Giovanna Mugione. Prego. Consegna la signora Giovanna Del Monte, vice sindaco del comune di Vitulazio. Grazie. Oggi, sabato 1 dicembre 2018, l'Associazione De Asportolus di Bellona conferisce al dottor Cornelio, luogotenente Scialdone, l'attestato di benemerenza con la seguente motivazione: una vita dedicata a salvare quella degli altri. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Sono orgogliosa di essere qui questa sera. Colgo l'attimo perché il sindaco, per altri motivi, si è dovuto allontanare. Io sto assistendo a questa bella manifestazione che, per dire il vero, per me è la prima volta. La prima volta per questo evento, ma non la prima volta di conoscere con piacere il direttore Franco Falco. Per chi non lo sapesse, io sono stata all'amministrazione provinciale di Caserta per circa 35 anni, se qualcosa in più. Per cui spesso, anzi, varie volte il direttore Franco Falco faceva delle richieste ben specifiche, ben organizzate, per cui i risultati sono stati sempre ottimamente buoni. Per cui stasera sono qui presente a confermare la stessa cosa. Quindi orgogliosa di essere presente in quanto vitulatina come il direttore Franco Falco. Ho il piacere di conoscerlo fin da piccola per ovvi motivi, per vicinanza di abitazione, per cui sono molto contenta. Quindi complimenti al direttore Franco Falco e a tutti i collaboratori, e perché no, grazie. Grazie di cuore a tutti voi che avete partecipato questa sera, perché ci avete onorati della vostra presenza. Grazie alle scuole, giovani, voi siete il nostro futuro. Quindi vi ringraziamo. Ho avuto il piacere di assistere, e veramente quanto è stata importante la vostra presenza. Perché è vero, mi sembra che la dirigente abbia detto, se non la preside, abbia detto che questa sera, sì, è sabato sera, e i giovani giustamente avrebbero altro desiderio per una pizza. E perché no? Ci andrete più tardi. Però state qui a manifestare, a rappresentare il futuro dell'Italia, il futuro degli italiani, della legalità, della trasparenza, di tutti noi che siamo orgogliosi di voi. Quindi grazie di cuore al direttore Franco Falco, a voi tutti i partecipanti. Però consentitemi di dire, perché sono altrettanto orgogliosa questa sera, che ho avuto il piacere e la soddisfazione
di premiare il dottor Cornelio Scialdone perché è mio nipote, il figlio di mia sorella, e sono contenta di avere questa continuità familiare di onestà, trasparenza e impegno per gli altri. Grazie a tutti. Grazie al Vice Sindaco di Comune di Vidovazio per il suo intervento. Intanto ringrazio un premio che mi fu detto un po' di tempo fa, qualcosa da Franco. Io devo dire qualcosa in cui credo. Stasera si è parlato di famiglie, si è parlato di legalità. Quando parlavo al psicologo di famiglie nei tre contesti, io mi rivedevo quasi in tutte e tre le famiglie, perché tra due sedie qui c'è mio padre, mia moglie e mio figlio a fianco a me, quindi immaginate un po' il contesto della mia vita. Ma io indosso, oltre che una divisa che metto quando vado a lavorare, indosso la mia pelle, la indosso tutti i giorni, la indosso quando vedo una persona a terra e penso in quell'istante chi non vorrebbe, quando qualcuno va a terra, essere aiutato da un altro. Chi non vorrebbe una persona che faccia il possibile per salvargli la vita? Mi sono confrontato due secondi prima con il colonnello e ci siamo scambiati qualche chiacchiera. Non ci conosciamo fino ad oggi, eppure siamo entrambi militari. E noi vestiamo notte e giorno, 24 ore al giorno, anzi forse qualcosa in più, questa pelle che ha un colore. E questa pelle, quando lui diceva famiglia, essere onorato di non aver tolto un papà, una famiglia, il 14 giugno del 2016, ancora oggi mi fa dire salvare una vita è qualcosa che va oltre ogni prezzo. Grazie. Ringraziamo il dottor Cornelio Scialdone per il suo intervento. Prego. Ancora con il contributo della nostra collaboratrice Sara Scribi, diamo lettura alla motivazione del conferimento di un attestato di benemerenza ruolo d'onore al tenente colonnello ruolo onore Genio Guastatori Alpino Giuseppe Capoccio, e invitiamo a ritirare l'attestato con il quale sarà consegnata una targa dalla dirigente scolastico professoressa Giovanna Mugione. Consegna il tenente colonnello Marco Antonucci. Prego. Oggi, sabato 1 dicembre 2018, l'associazione Dea Sport Onlus di Belluna conferisce al tenente colonnello ruolo d'onore Genio Guastatore Alpino Giuseppe Capoccio l'attestato di benemerenza ruolo d'onore per solidarietà per l'incidente, vicinanza per le tragiche conseguenze e riconoscenza per i brillanti risultati sportivi conseguiti con il gruppo sportivo paralimpico della difesa. Grazie. Infine, un ultimo contributo del professore Giuseppe Felice per la lettura della motivazione di conferimento di un attestato di benemerenza ruolo d'onore al tenente ruolo onore dell'Arma dei Carabinieri
Piero Rosario Suma. Il tenente Suma non ha potuto presenziare questa sera perché è impegnato in Francia con la nostra nazionale paralimpica ed ha delegato il nostro amico Bonaventura Bove a... Prego? Ah, ok. Il tenente colonnello Campoccio a ritirare l'attestato, con il quale sarà consegnata anche una targa dalla dirigente scolastico professoressa Giovanna Mugione. Consegna il dottor Paolo Albano, già procuratore della Repubblica di Isernia. Prego. Oggi, sabato 1 dicembre 2018, l'associazione Dea Sport Onlus di Bellona conferisce al tenente dei carabinieri ruolo d'onore Piero Rosario Suma l'attestato di benemerenza ruolo d'onore per sapiente impegno profuso nel contrasto alla mafia e per i brillanti risultati conseguiti con il gruppo sportivo paraolimpico della difesa. A lui gli auguri di un buon apprezzamento anche per il futuro. Sottofondo musicale di questa bellissima canzone Strangers in the Night. Prego. Chi chiama? Buonasera a tutti, grazie al dottor Falco che mi ha onorato di questa benemerenza. Porto i saluti del gruppo sportivo paralimpico della difesa, dell'esercito e delle forze armate tutte. È sempre difficile ricevere un premio o un qualcosa per un qualcosa che tu fai normalmente nella vita. Io cerco di vivere dignitosamente la mia vita nell'ambito sportivo e se poi vengono i successi, questo ovviamente non è soltanto grazie alla mia caparbietà, ma grazie all'esercito, al gruppo sportivo, alla FISPES, al Comitato Italiano Paralimpico che mi supportano in ogni dove, e soprattutto grazie al mio grande amore che mi sta sempre a fianco, che è mia moglie Cristiana ed è sempre qui presente con me, ed è colei che mi permette e mi sprona in ogni momento di andare avanti. Sono qui a rappresentare l'esercito in maniera diversa, ogni giorno, come ha detto il caro amico fratello Cornelio, noi vestiamo la nostra pelle, sulla nostra pelle è cucita la divisa, ce l'abbiamo dentro e la facciamo come missione, come fuoco che ci arde dentro, e nonostante tutte le difficoltà della vita continuiamo ad essere soldati sempre, ed è l'esempio più importante che possiamo portare ai giovani che ci sono venuti a vedere oggi, e vi dico innanzitutto che la vita è bella a prescindere da ogni condizione in cui si vive. Cercate di prenderla con il sorriso, non è semplice, ma godetevela fino in fondo, perché fino all'ultimo respiro bisogna sorridergli. Grazie. Ringraziamo il tenente colonnello Giuseppe Campoccio. E concludiamo questa prima parte con un brano eseguito dal piccolo coro di Sparanise. Prego per l'esibizione. Sai, la gente è strana, prima si odia e poi si ama.
cambia idea improvvisamente. Prima la verità, poi mentirà lui senza serietà. Come fosse gente matta, forse troppo insoddisfatta, segue il mondo ciecamente e quando la moda cambia, lei pure cambia. Continuamente e scioccamente, tu che sei diversa, almeno tu nell'universo un punto sei che non ruota mai intorno a me. Splende per me soltanto come un diamante in mezzo al cuore. Tu sai, la gente è sola, come può lei si consola e non far sì che la mia mente, no, si perda in congetture, in paure, inutilmente e poi per niente. Un punto sei che non ruota mai intorno a me, un sole che splende per me soltanto come un diamante in mezzo al cuore. Tu che sei diversa, almeno tu non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero di più, di più. Ringraziamo la nostra cantante, del coro ovviamente. Quindi bene, adesso entriamo nel vivo della manifestazione con i relatori e passo subito a loro. Per l'ambiente questa sera abbiamo il tenente colonnello Marco Antonucci, comandante carabinieri forestali Caserta, e gli poniamo una domanda. Signor colonnello, siamo certi dei prodotti agroalimentari coltivati nei nostri territori? Prego. Buonasera a tutti. Ringrazio il dottor Franco Falco perché mi ha invitato a questa bellissima manifestazione, è la terza volta che vengo. E anche voglio ringraziare il padrone di casa, Peppino Sciorio, il parroco. I carabinieri forestali in provincia di Caserta sono articolati praticamente con un nucleo investigativo
a livello di nella città di capoluogo, presso il mio ufficio che è a Caserta, e con 12 stazioni territoriali che coprono l'intero territorio della provincia. I carabinieri forestali, per chi non lo sapessero, svolgono attività di controllo del territorio, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Noi operiamo praticamente il monitoraggio e il controllo del territorio su competenze anche della regione Campania, in virtù di una specifica convenzione. Facciamo praticamente il controllo in materia del taglio dei boschi e sulle aree vincolate idrogeologicamente. Diciamo il piatto forte però in provincia di Caserta sono i rifiuti, l'inquinamento ambientale, le cave, le discariche, la zootecnia, quindi tutto il discorso dell'inquinamento collegato alle deiezioni zootecniche, il benessere e il maltrattamento degli animali, anche quelli di affezione, e aggiungiamoci anche c'è un grosso problema anche in materia di antibracconaggio. Diciamo siamo una delle province più colpite da questo fenomeno. C'è anche l'agroalimentare, noi facciamo anche l'agroalimentare. I prodotti della nostra terra, come già detto le altre volte, sono sicuri, sono più che sicuri perché sono i più controllati d'Italia. Praticamente c'è un'equipe che sta lavorando, praticamente sono già 3 anni che sta mappando tutto il territorio della provincia, sta effettuando campioni sia del terreno superficiale sia delle falde. Praticamente diciamo non ci sono evidenziati criticità, tranne in quei posti dove già si sapeva che c'era un problema, cioè nelle discariche. Quindi i prodotti della nostra terra secondo me sono i più sicuri d'Italia, questo è il dato che mi sento di dire. E anche il prodotto tipico d'eccellenza, che è la mozzarella di bufala campana, diciamo, è anche esso il prodotto più controllato. Diciamo che abbiamo trovato delle magagne, però niente di particolare, ci sono dei furbetti che ogni tanto vogliono aumentare i loro profitti e diciamo hanno fatto delle condotte diciamo illecite, però senza arrecare nessun danno alla salute, ma soltanto per aumentare i profitti. A tutto questo si aggiunge un altro problema che io oggi mi ero preparato, non sull'agroalimentare, ma era gli incendi boschivi, perché dopo tutto quel ben di Dio che abbiamo detto che facciamo, noi abbiamo anche quest'altra problematica diciamo che si verifica specialmente nei mesi estivi. Diciamo che come diciamo non ci facciamo mancare niente. La provincia di Caserta rientra tra le prime 10 province più colpite da questo reato così odioso. Odioso perché ha dei costi sociali, economici e ambientali pazzeschi. Se si guardano poi le motivazioni che vado ad elencare, viene da piangere, perché per ogni ettaro bruciato solo di costi di spegnimento e di costi ambientali ci viene a costare 10.000 ettaro di superficie. Tenete presente che negli ultimi 10 anni abbiamo avuto una media di circa 130 incendi boschivi in provincia di Caserta, con una media di 1.100 ettari diciamo percorsi dal fiamme di boschi distrutti dal fuoco. Questo praticamente ci annovera, quindi abbiamo detto tra le prime 2 o 3 province d'Italia più colpite, addirittura neanche tra le prime 10. Quest'anno diciamo sono orgoglioso di parlare di questa materia, perché diciamo grazie non al merito nostro ma alle condizioni meteoclimatiche abbiamo avuto praticamente soltanto 40 ettari di superficie boscata incendiata. Però diciamo quello che diciamo mi conforta non è tanto la superficie, che ve lo dico subito, non è merito di nessuno, insomma diciamo ci ha aiutato molto il tempo, ma i risultati investigativi su questi pochi eventi che abbiamo avuti. Siamo riusciti praticamente a individuare gli autori di 3 incendi colposi e addirittura di 2 incendi dolosi. Quindi solo quest'anno abbiamo denunciato 5 persone per incendio boschivo. Tenete presente che gli incendi boschivi sono praticamente, a parte l'1-2% che sono dovuti a cause naturali occidentali, tutto il resto è dovuto alla mano dell'uomo. Quando parlo di cause naturali e occidentali, diciamo naturali sono i fulmini, può essere un'eruzione, diciamo l'autocombustione, che però da noi non si verifica, mentre
accidentali può essere veramente dovuto alle scintille di un treno quando cammina su un binario che può provocare un incendio. Tutto il resto sono per mano dell'uomo, quindi il 98-99% sono prodotti dall'uomo gli incendi boschivi, di cui il 60% per dolo e il 40% per colpa. Quando parliamo di dolo, che diciamo che sono incendi appiccati volontariamente al fine di trarre un profitto, generalmente il profitto può essere o psicologico o patrimoniale. Diciamo che quando parliamo di vantaggi economici ci dobbiamo subito allacciare al discorso della pastorizia. Praticamente ci sono i pastori che hanno questa usanza, la loro dicono tradizionale, di dare fuoco ai terreni pascolivi che sono limitrofi ai boschi, anche per ampliare i loro pascoli, praticamente perché così fanno anticipare la germogliazione delle formazioni erbacee da far pascolare ai loro capi. Ci sono incendi che sono connessi alla caccia. Questa è una zona dove, anche in questa zona, nel Caleno, l'Agrocaleno, si verificano incendi collegati al mondo della caccia, perché ci sono praticamente i cacciatori di cinghiali che hanno necessità o di spostare gli animali in zone dove è possibile la caccia, oppure di avvantaggiarsi praticamente nella fase di battuta. Quindi esistono anche incendi per invidia o per fare rispetti, per esempio alla battuta nemica, insomma si incendia la zona dove devono andare a cacciare, quindi la battuta non può essere più esplicata. Poi c'è il discorso del malato, il psicologico, il piromane, che mi dicono che è molto raro, però diciamo esiste anche queste persone che godono incendiando, vedendo il fuoco, quindi è un'altra figura molto ambigua. Poi ci sta il 40% invece rientrano in quelli che sono gli incendi di origine colposa. Gli incendi colposa sono prevalentemente dovuti alle persone, ai contadini, che quando bruciano praticamente i residui vegetali o di un taglio bosco, di un uliveto, praticamente danno fuoco e non si rendono conto che, lasciandoli lo stesso incustodito oppure con una folata di vento, praticamente si allargano, perché non usano fare fasce farafuoco o adottare degli accorgimenti per impedire la loro propagazione, e questi incendi, una volta che partono, praticamente non si riescono più a riprendere. Quindi vedete che motivi futili ci sono per danni che vengono recati a questi patrimoni che hanno una valenza paesaggistica, ricreativa, sociale, quello che è il bosco. Tenete presente che il legislatore, proprio per contrastare questa forma di illegalità, nell'anno 2000 ha introdotto una legge, la 353, che ha introdotto praticamente prima di tutto il delitto di incendio boschivo, che prima non esisteva, inasprendo le pene per questa condotta, ma anche introducendo dei divieti connessi alle aree boscate. Praticamente è obbligato prima di tutto i comuni a istituire un catasto delle aree percorse dal fuoco, ai quali noi collaboriamo, perché noi come Carabinieri Forestali, prima come Corpo Forestale, facciamo un rilievo delle aree percorse dal fuoco e li inseriamo in una piattaforma del SIAN, dove i comuni hanno la possibilità di interrogare questi nostri dati per poter costituire poi il catasto. Catasto che serve praticamente ad imporre il vincolo sulle aree percorse dal fuoco di 15 anni sulla destinazione d'uso, quindi non può essere mutata la destinazione d'uso originaria se non 15 anni dopo l'incendio. E poi c'è anche i divieti di 5 anni sia sulla caccia che sul pascolo, sulle aree percorse dal fuoco. Normalmente ci sono delle sanzioni amministrative in quest'ultimo caso. Vi volevo dire soltanto qualche dato, delle attività svolte in questi anni in provincia di Caserta, per farvi capire di cosa stiamo parlando. Tenete presente che noi, quando andiamo su un incendio boschivo, praticamente prima di tutto ci occupiamo della salvaguardia della pubblica incolumità, dopodiché esplichiamo le nostre funzioni di polizia giudiziaria. Noi praticamente con le nostre tecniche investigative riusciamo a ricostruire
vedendo le tracce lasciate dal passaggio delle fiamme, risalire al punto di origine e capire se in quel punto praticamente c'è da quale è partito l'incendio, le motivazioni alla base dello stesso, quindi se sono prima di tutto colpose o dolose, o se ci sta addirittura un ordigno incendiario, perché si utilizzano negli incendi dolosi degli ordigni incendiari ad accensione ritardata e che vengono poi ravvertati per stabilire, praticamente per risalire agli odori. Diciamo, negli ultimi anni abbiamo arrestato 8 pastori, praticamente, diciamo, la cosa, la pratica che noi ritroviamo di più negli incendi boschivi dolosi sono la mano dei pastori. Poi ci sta, altre 2 persone sono state denunciate e arrestate per problemi di caccia, praticamente sempre al cinghiale. In un caso abbiamo arrestato un volontario della protezione civile, oppure era, diciamo, voleva entrare a far parte della protezione civile comunale e dava allegramente fuoco a un'area protetta di oltre 30 ettari, ripresa dalle telecamere, proprio con una sfacciataggine inusuale. Quindi questa, volevo chiudere però il mio intervento, portando anche il mio saluto e il ricordo del collega Emanuele Reali, che diciamo meno di un mese fa ci ha lasciato in servizio a Caserta, il vice brigadiere Reali. Sì, vi ringrazio. Ringraziamo il tenente colonnello Marco Antonucci, appunto comandante carabinieri forestali in Caserta. E quindi siamo certi di questi dati che lei ci ha appena dato, e noi tutti, ecco, a nome del pubblico qui ringraziamo per il lavoro che lei e l'arma dei carabinieri presente qui a Caserta svolge sul nostro territorio per assicurare, diciamo, il giusto sotto il punto di vista di alimentazione. Grazie, signor colonnello. Invece adesso, per la parte legalità, mi sposto sulla destra e ho il piacere di introdurvi il dottor Paolo Albano, già procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Isernia. Ci siamo confrontati con il dottore Albano qualche giorno fa a Napoli per la preparazione di altri eventi, altri progetti, come stavamo dicendo prima con il dottore Adelchi, quindi ecco la Dea Sport che si amplia ovviamente con nuove proposte di progetti, quindi con lei noi ci auspichiamo di poter portare avanti qualche progetto, visto appunto che lei adesso ha più tempo disponibile con noi. Passo alla domanda, ecco, che poniamo al dottore. Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad un aumento esponenziale di violenza contro le donne. Le pene previste dalla legge, secondo lei, non sono troppo leggere? Prego. Grazie. Io innanzitutto permettetemi di rivolgere un vivo ringraziamento al direttore, agli organizzatori, al moderatore, a tutti voi che mi avete oggi invitato. A differenza del colonnello, io è la prima volta che intervengo, quindi sono particolarmente lieto di questo intervento, sono onorato di essere qui con voi. Io, prima di essere procuratore a Isernia, sono stato per tantissimi anni prima sostituto procuratore, poi procuratore aggiunto a Santa Maria Capua Vetere. Vitulazio faceva parte del territorio di competenza della mia procura, quindi un territorio al quale sono particolarmente legato. E permettetemi anche di portare il mio applauso per queste iniziative, che quando ho letto quali sono i temi che si toccano in questi nostri incontri, come quello di stasera, ambiente, avete sentito la relazione del colonnello, cultura e legalità, quindi questi che sono i veri valori della nostra società, i valori di ciascuno di noi e di tutti quanti noi. Noi stiamo vivendo un momento molto particolare, siamo quasi tormentati ormai da mesi dai problemi economici, la manovra economica, si parla solo ed esclusivamente di manovra economica. Io penso invece che accanto al patrimonio economico, l'ambiente, la tutela dell'ambiente, la tutela della legalità e soprattutto poi la cultura, portare sempre più su la cultura di noi tutti, siano questi veri valori e questo sia il vero patrimonio di tutti quanti noi. E quindi ringrazio veramente per avermi oggi invitato. Il tema
tema che vado a trattare, ecco, diceva il nostro moderatore, voi lo sapete, basta aprire il giornale, vedere la televisione, basta vedere il televideo, basta che vediate il televideo ogni 2-3 giorni, c'è ogni 2-3 giorni un episodio di femminicidio, ed è impressionante questo fenomeno che diventa sempre più dilagante, più assillante, più allarmante, perché si collega strettamente al tema che aveva toccato, che ha trattato il dottore, lo psicologo che mi ha preceduto, il dottor Berlucchi, dico bene. È strettamente legato al tema della famiglia. Ecco, la famiglia l'avete vista che cosa dovrebbe essere, lo diceva lo psicologo, avete visto gli attori recitare, ma se avessi portato qui degli attori per recitarvi sul femminicidio sareste tutti quanti rimasti letteralmente spaventati da quello che potevano rappresentare, perché il femminicidio è fatto tutto di violenza. Avreste visto pistole, coltelli, uccisioni, ferimenti, purtroppo dove? Proprio in ambito familiare, proprio nella famiglia. Ormai è un termine, il femminicidio, al quale ormai ci stiamo sempre più abituando, un po' tutti, ad usarlo, ma in effetti non faceva parte del nostro, della nostra lingua, perché non è una parola che vent'anni fa si usava. Gli inglesi, gli anglosassoni, io so che il nostro moderatore è molto esperto, ve lo vedete, lo usavano già nel 1800, si usava il termine femicide. Però una studiosa, che era una criminologa americana, la Russell, Diana Russell, lo usò in un suo studio per la prima volta, tirò fuori questo termine, femicide, l'omicidio di una donna. E poi successivamente, ed è ormai entrato, ripeto, nell'uso comune, una antropologa messicana, la Legarda, Marcela Legarda, ha usato questo termine estendendolo non più solo all'omicidio della donna, ma estendendolo a tutti i casi di violenza nei confronti della donna. Quando un uomo pone atti di violenza sistematica nei confronti della propria donna per poterla soggiogare, per poterla assoggettare al proprio dominio, perché questo è il punto fondamentale, l'uomo che ritiene la donna oggetto che fa parte del suo dominio. E quindi si è esteso questo termine, da omicidio si è allargato il significato di femminicidio a tutti quegli atti di violenza che vengono portati sistematicamente nei confronti delle donne. Tema estremamente attuale, perché avete visto qualche giorno fa c'è stata la giornata internazionale proprio per combattere la violenza contro le donne, e appena 2 giorni fa è stato approvato, avete sentito, dal governo il cosiddetto codice rosso. È stato stabilito che quando una donna denuncia un atto di femminicidio, perlomeno un atto di violenza nei suoi confronti, deve essere immediatamente portata dal pubblico ministero, deve essere escussa nello spazio brevissimo di 3 giorni. Si è evidenziato con questa norma che quanto è importante intervenire tempestivamente su questo fenomeno, perché purtroppo si interviene troppo tardi. Si interviene quando purtroppo già è stato portato a termine il reato e purtroppo è troppo tardi. Mi fa piacere vedere tante ragazze, sarebbe un tema che interesserebbe molto. Non vedo che mi interessa molto per opera del medicina, se fosse qualcosa. Invece mi sembra che sia un tema a voi molto vicino, dovreste essere molto più vicini a questo tema. Che cosa vi dicevo il significato del termine? Il fenomeno, dicevo prima, è diventato estremamente allarmante, perché gli studi che sono stati fatti, si è visto come questi reati sono aumentati a dismisura. Immaginate che solo quest'anno siamo già su 110 casi di femminicidio, si è calcolato che ogni 72 ore viene commesso un reato di femminicidio, un fatto estremamente grave. Il nostro legislatore non è rimasto insensibile a questo fenomeno e nel 2013, con la legge del giugno 2013
numero 77, è stata ratificata la Convenzione di Istanbul, dove appunto il Consiglio d'Europa aveva stabilito quelle erano le direttive per combattere questo fenomeno. L'Italia è stato uno dei primi paesi, fortunatamente, a ratificare questa convenzione, anche se purtroppo sono stati molto pochi, purtroppo, i paesi a ratificarla. Che cosa, ecco, qual è la novità più importante di questa legislazione? Come si può combattere il fenomeno del femminismo? Da un lato con la prevenzione, dall'altro ovviamente con la repressione. E quindi viene la domanda del moderatore: le pene previste sono pene adeguate? Dal punto di vista legislativo, quindi in via astratta, le pene previste sono molto pesanti. È vero, purtroppo, devo riconoscerlo, che molto spesso però i nostri tribunali vanno a irrogare le pene che non sono sempre adeguate alla particolare gravità dei fatti. Comunque, per quanto riguarda la Convenzione di Istanbul, che prevede che lo Stato che aderisce preveda vari tipi di reato, bisogna dire che in Italia, fortunatamente, tutti i reati di femminicidio sono puniti e sono integralmente previsti. Quindi si va ovviamente dall'omicidio del coniuge, quello che una volta chiamavamo sempre uxoricidio, dal latino uxori, ma ora si usa questo termine di femminicidio. Poi c'è importantissimo, lo saprete sicuramente, lo stalking, cioè quindi gli atti persecutori, quando un uomo che tormenta, che molesta, che rende impossibile la vita di una donna, oltre ovviamente ai reati di molestia, di lesioni personali, di minacce e così via. Sono, quindi dal punto di vista repressivo non possiamo dire che in Italia non ci sia una legislazione adeguata, però chiaramente la repressione porta che si arriva quando il reato è già stato commesso, quando purtroppo il danno è già stato fatto, c'è già una vittima. Molto più importante, fondamentale, è la prevenzione. E quindi la Convenzione di Istanbul ha indicato, ci ha dato queste linee direttive alle quali si sta conformando il nostro Paese. Quali possono essere, appunto, questa, qual è questa attività preventiva? Innanzitutto, fondamentale è lo studio, il monitoraggio del fenomeno, cioè i dati statistici, quanti casi ci sono, dove accadono, in quale territorio, in quale centro sociale. Quindi lo studio e un attento monitoraggio del fenomeno per comprendere anche le cause. Ovviamente è importantissimo quella sensibilizzazione, campagne di sensibilizzazione, con campagne dei mass media, dei giornali, della televisione, dei mass media che facciano conoscere ai giovani soprattutto che l'importanza del fenomeno e come bisogna arrivare a quell'educazione familiare che non porti poi a quegli atti gravissimi che costituiscono appunto il femminicidio. E da non certamente poco importante, da ultimo, i programmi scolastici, la scuola che è fondamentale in questo senso, che i ragazzi delle scuole, soprattutto delle scuole superiori, cominciano con dei programmi particolari, con conferenze, con incontri, studi e così via su questo fenomeno. Quando diventeranno sempre più adulti saranno sicuramente capaci di affrontare la tematica e sapere quali sono le cause e quali sono i rimedi. Le cause, come tutti i fenomeni sociali, scoprire che la causa è unica certamente è assolutamente riduttivo, sono sempre un'infinità di cause, specie per un fenomeno di questa gravità. La causa però principale ritengo che vada rivenuta proprio nel tema che affrontava prima il nostro dottore Berlucchi, la famiglia fondamentale. E la caratteristica di questo reato è terribile, perché è un reato, un delitto che viene commesso nelle mura domestiche, quindi proprio lì dove la donna si dovrebbe sentire più sicura, no? La famiglia è il posto più sicuro della vita di ciascuno di noi. Proprio lì la donna subisce il femminicidio, cioè subisce quegli atti di violenza. Cioè c'è l'uomo che parte pian piano con gli insulti. Io poi in tanti e tanti anni ho letto, ricevuto, ho sentito le testimonianze di tante donne
si parte con gli insulti, le parolacce, dici, poi man mano si sale alle percosse, alle lesioni, fino ad arrivare purtroppo a quello che sono i casi che vediamo noi tutti i giorni. E c'è vicinissimo il caso di Mariano Calderone, pochi giorni fa, maresciallo della Guardia di Finanza, persona rispettabilissima. Nessuno immaginava mai che lo sto seguendo questo caso anche attraverso i colleghi che lo seguono, mai nessuno avrebbe pensato che poteva arrivare ad uccidere la moglie, la cognata, il suocero, ha tentato di uccidere la suocera e si è suicidato. Immaginate a cosa si può arrivare. Poi lo vedete, avete notato spesso, no? Quanti servizi televisivi e ci sono sempre i giornalisti che interrogano i vicini di casa, i parenti, la risposta è sempre: ah, era una coppia perfetta, c'è grande armonia, non l'abbiamo mai pensato. È un classico, se notate vedrete anche come purtroppo si ripete questo stile, vero? La pompa è del mulino bianco, come giustamente dice. E quindi che cosa è fondamentale? La denuncia, cioè che le donne vadano a denunciare già dall'inizio dei primissimi atti di violenza partner, il fidanzato, il convivente, il marito, perché queste sono le figure che purtroppo commettono questo tipo di reato. Qual è la causa? Ovviamente è una mia personale opinione, vale quello che vale. Penso che sia profondamente cambiato il rapporto tra l'uomo e la donna. C'è un uomo per tantissimi anni, se andiamo nella ho studiato diritto romano, il padre familias aveva l'unius vitae acnesis, quello che vuole. Sappiamo che la storia dell'uomo è sostanzialmente una storia in cui la donna è sempre stata assoggettata all'uomo. Sappiamo invece la realtà dell'ultimo secolo ha visto sempre più l'emancipazione della donna, ma la donna si è emancipata. Il rapporto con l'uomo è totalmente cambiato. Purtroppo l'uomo ancora non vuole accettare questa realtà e molto spesso non vuole accettare che la donna si ribelli al suo dominio e soprattutto non vuole accettare che la donna decida una separazione, cioè non decida di staccare questo rapporto. E l'uomo non accetta assolutamente questa situazione. Quindi qual è, e concludo, qual è il punto fondamentale? Conoscere il fenomeno, farlo conoscere nelle scuole, sì, quindi una grande opera di sensibilizzazione su questo tema e soprattutto una presa di coscienza da parte delle autorità dello Stato, che fortunatamente pare che già ci sia, ma una presa di coscienza da parte di ciascuno di noi, da parte di tutti noi, di ciascuno di noi, dell'importanza del fenomeno e soprattutto che questo fenomeno col tempo vada sempre più a diminuire e che ci sia sempre maggiore eguaglianza tra l'uomo e la donna e soprattutto, come diceva il nostro psicologo, rispetto tra uomo e donna, rispetto della nostra famiglia. Grazie. Grazie al dottor Paolo Albano, che è molto sintetico ma nel suo frattempo molto preciso, diretto sulla risposta alla nostra domanda. Io la ringrazio e ci vedremo sicuramente per altri eventi che portiamo avanti. Adesso passiamo alla cultura ed abbiamo con noi il professore Francesco Fraioli. Voglio dare delle notizie sul professore Fraioli che conosco da anni, penso che saranno minimo una decina d'anni che ci conosciamo, ovviamente abbiamo lavorato insieme e continueremo ancora a lavorare, abbiamo dei progetti importanti da portare avanti. Lui è Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, quindi un'onorificenza concessa dal Presidente della Repubblica e non per ultimo diciamo ha ricevuto, gli è stata conferita la medaglia di terza classe per i grandi eventi direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi non una cosa da poco. Io proporrei un applauso. Complimenti professore Fraioli, ovviamente, ma questa sera a lei la cultura per la presentazione del nono volume del libro Chi è?
tramandiamo ai posteri coloro che meritano essere ricordati. Io so che lei ha seguito questo libro molto da vicino, lo conosce molto bene, non dico se le faccio la domanda che cosa c'è a pagina 10, 11, lei quasi quasi me lo potrebbe anche dire, però non voglio tentare questa cosa. A lei la presentazione del libro, prego professore. Allora innanzitutto buonasera, Francesco Falco, grazie sempre per il tuo invito. Rarinantes ingurgite vasto. Così Virgilio nell'Eneide parla dei lici superstiti dell'armata navale dei Teucri, annientata da un violento fortunale. Nel nostro modus dicendi, la locuzione indica quelle persone che emergono per azioni lodevoli e doti non comuni. E quale asserzione migliore, quale detto più opportuno, quale massima più attinente per descrivere il lavoro monumentale di Francesco Falco? Un'opera imponente, giunta ormai alla nona edizione. Una dissertazione metodica, una trattazione scorrevole, uno studio articolato che vede la collana conservata nelle più importanti biblioteche nazionali ed oltremontane. Sulla scia di Eusebio di Cesarea, padre del genere encomiastico, con la sua Vita di Costantino, ricalcando le orme della vita di Agricola di tacitiana memoria e degli anonimi autori del romanzo di Esopo del primo secolo d.C., Francesco Falco e gli altri autori arricchiscono il panorama dell'istoria di protagonisti, di notabili, di eminenti personalità, di tipi e soggetti che in varia maniera hanno arricchito il corso degli eventi storici delle collettività a cui sono legati. Molto tempo è passato da quando l'illustre professor Giovanni Di Cicco, nella sua presentazione al primo volume della collana Chi è, scriveva: tre sono le componenti che colpiscono immediatamente già dalla prima lettura del libro. La consapevolezza del grande valore culturale dell'identità locale, quale parte di un valore universale. Il grande amore per la sua terra e la sua gente, che Franco fa trasparire senza affatto farne mistero. L'audace e sapiente accostamento di contributi da parte di autori provenienti da generazioni anagraficamente distanti, ma accomunati dal medesimo impegno ed amore per le passioni forti, come testimonianza e conferma del valore universale della conoscenza e della cultura. Tutto ciò si è conservato nei 4 anni di vita dell'attuale collezione editoriale, memore delle connotazioni e dei tratti della collana storica del tipografo veneziano Gabriel Giolito De Ferrari del Cinquecento. Le autorevoli firme presenti nel nono volume della collana permettono al lettore di imbattersi in figure singolari ed avvincenti. Le preziose ricostruzioni letterarie si aprono con le biografie del tenente colonnello Giuseppe Campoccio e del tenente Piero Rosario Suma, entrambi appartenenti al gruppo sportivo paralimpico della difesa. I loro successi in campo agonistico hanno eco planetario, e la storia della loro vita riporta alla mente del lettore, la mente del lettore, la locuzione ovidiana ardua per perceps gloria vadit iter. La gloria procede per una strada difficile e scoscesa. Fulgido esempio di determinazione, volontà, fermezza. Il professore Osvaldo Carluccio, già primo cittadino di Bellona, fa seguire ai saggi dei due atleti paralimpici una biografia della madre Adelaide Danieli, ostetrica condotta diplomatasi nel 1943, mentre il professor Carmine Izzo scrive della figura carismatica di padre Emanuele Lombardi, dell'ordine dei frati minori, che rappresenta tuttora per Statigliano e per le altre comunità un forte punto di riferimento spirituale e culturale. Una monografia sul maestro Andrea Olivieri, con citazioni tra gli altri di Georges Dornon e del compianto vice direttore Franco Valeriani, narra del vissuto dell'artista bellorese, il cui talento è stato oggetto d'attenzione della stampa nazionale ed internazionale, come il quotidiano francese Le Figaro, il periodico parigino Le Monde, il giornale belga La Nouvelle Gazette de Charleroi. La vita nasce dalla morte, e la morte e la sofferenza cessano di essere un assurdo, e dunque non sei scomparsa nel buio del nulla. Hai solo concluso anzitempo il tuo pellegrinaggio,
e ha iniziato la vita eterna. Le parole dedicate ad Enza ed Oreste toccano gli animi dell'audience commossa alla lettura della storia della dottoressa Izzo. Come dona pathos ed emozione, l'articolo di Stefania Ferraioli, moglie del compianto caporal maggiore scelto capo Polidoro Doriano Cafaro. Il tuo amore fa luce sul mio cammino ogni volta che scende la sera. I tuoi occhi così luminosi diventano le mie stelle, guidandomi per i sentieri sconosciuti, e il ricordo di te riempirà sempre il vuoto del mio cuore. Oggi ho la consapevolezza che nel dolore esiste la forza dell'amore eterno, che riporta al mio intero essere la determinazione giusta per andare avanti. Rossana Palmiero ci offre un saggio sulla bella figura dell'illustre professor Vincenzo Palmiero, suo padre, che il giudice Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ricorda con parole celebrative e di lode. Giovanni Valletta scrive di Salvatore Pizzi, una delle figure di spicco del movimento unitario della provincia di Terra di Lavoro, nato a Procida nel 1816, e del barone Leopoldo De Renzis, ex allievo della scuola militare Nunziatella e protagonista delle vicende della Repubblica Napoletana del 1799. Mentre Nicola Terracciano scrive di Luigi Garofano, nato a Capua il 21 luglio 1816 e membro autorevole del Consiglio Provinciale di Sanità. Tre modesti contributi dello scrivente parlano di tre eminenti protagonisti partenopei: Rosanna D'Alessio, coordinatore amministrativo, la dottoressa Giulia D'Emiliano, dama di grazia magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta, e la professoressa Ornella Russo, architetto e docente di ruolo di tecnologia. Michele Schioppa, con i suoi volti casertani e maddalonesi, ci offre una puntuale carrellata di biografia come studio della memoria, evoluzione naturale della ricerca, che lo vede protagonista in ben 7 volumi. Nella sezione narrativa, Michela Zona ci parla del professor Antonio Bonacci e di un suo inedito, Sana alimentazione e buona salute, mentre il professor Andrea Izzo scrive una bellissima monografia intitolata Diario di guerra e prigionia, ed il maestro d'arte Pasquale De Stefano redige Monastero di San Salvatore di Monte Caprario. L'architetto Maria Salerno, caposcuola della linea di Monili e Gioie Clarem, attraverso una studiata fotocronaca mostra al lettore una galleria di creazioni, una vera e propria opera d'arte in continua evoluzione e ricerca. Nel riprendere la mia presentazione al 7° volume, desidererei ribadire che nella sezione poesia Francesco Falco ha voluto raccogliere le produzioni più significative, i versi più rilevanti, le composizioni più ragguardevoli, e ci ha regalato attraverso metriche e ritmi vivide sensazioni ed emozioni impalpabili. Da Olgiate Molgora in quel di Lecco, Giuseppe Merola, incantato davanti allo spettacolo della natura, si cimenta in componimenti del vivere quotidiano e ci propone liriche dal sapore amicale e di condivisione umana. Interessanti i suoi esperimenti di commutazione delle poesie di Pasquale Mesolella, Gianni Cimminiello, Stefano Izzo e Velia delle Fave. Blasonata poetessa capuana, celebre anche in terra spagnola. Nelle pagine dell'opera, il partenopeo Gianni Cimminiello alliete il lettore con le sue metriche vernacolari originali, raffinate e ricercate. E Luigi Gambardella, con pathos di grande effetto, spazia ampiamente il suo studio offrendo al suo pubblico spunti di riflessione. Per evidenti vincoli d'editoria non mi è consentito annotare altro sui restanti eminenti autori, ai quali va il mio personale plauso e ampio consenso. E al direttore Falco rivolgo l'auspicio per Aspera ad Astra, attraverso le asperità sino alle stelle, aforisma che lui stesso mi ha insegnato. Grazie. Grazie al professore Fraioli, ovviamente ha fatto un passaggio su tutto il libro, lo stavamo commentando poc'anzi con il nostro procuratore Albano. Dico, rivedo il libro ovviamente nella descrizione del professore Fraioli, perché l'ho seguito anche nelle varie tappe. Vero professore che lei è stato qui a Bellona? Allora, io, il dottore Valeriani e il direttore Falco
abbiamo passato delle piacevolissime, domenica vengo a casa tua, delle piacevolissime giornate, delle domeniche per rileggere il libro, per anche il professore Izzo. È piacevole, è stato bello, sono dei momenti che ricordo veramente con grande piacere. Grazie, grazie ancora. Allora, adesso Michele Ciccarelli, che si è tanto impegnato, prego. Vogliamo un applauso all'artista Michele Ciccarelli di Vitulazio. Grazie Michele per aver curato. Te lo meriti veramente per l'impegno che tu profondo ogni volta e ci sei sempre vicino. Grazie, grazie. Per aver curato appunto la mostra che avete avuto modo di apprezzare. Grazie all'artista Michele Ciccarelli. A venire qua tutti i docenti, le docenti di Bellona che sono presenti in sala per compagnia di ragazzi. Prego. Allora, queste docenti sono state delegate alla preside per premiare i ragazzi che hanno partecipato al concorso I valori della famiglia. Prego. Istituto Autonomo Comprensivo Dante Alighieri di Bellona. Allora, adesso, dopo vedremo anche a voi una testata di collaborazione anche all'istituto. E volevo, prima di chiamare tutti i ragazzi, che ci impiegheremo pochi minuti, stiamo per andare via, c'è da premiare un ragazzo fuori concorso, perché lui è stato il vincitore assoluto di un tema che noi abbiamo fatto da diverso tempo. Ci è stato segnalato questo ragazzo, è un ragazzo di 10 anni che frequenta la prima media, mi pare, che ha fatto una cosa che veramente ci ha lasciato un po' interdetti. Il tema era sii più buono, la dea sport ti osserva, e ogni tanto arriva a noi qualche segnalazione. Ebbene, questo bambino che voglio chiamare qua, Giovanni Marra, vieni Giovanni, non ti vieni Giovanni. Ha detto: non mi fate domande perché mi vergogno. Che cosa ha fatto? Stava girando per Roma. Dove? Per Roma. Era andato in città a Roma e ha visto un altro bambino che non aveva soldi per mangiare il panino, per comprarsi un panino. Lui che fa? Apre il portafoglio, portamonete, prende tutti i soldi che c'aveva all'interno e li regala a questo bambino, ci fate comprare il panino. E lui era senza soldi. E praticamente la mamma ha detto: sì, hai fatto bene, è una bella azione, però potevi fare metà te in metà lui. Lui dice: no, tu me ne darai ancora, dice la mamma. Quel bambino non so se potrebbe avere. Questo ha fatto e merita. Allora, a lui un attestato di apprezzamento, va bene. Poi ci sta la solita maglietta con la sua foto sopra. Questi regali li avranno tutti i ragazzi, naturalmente. E poi ci sta il buono che va a mangiare la pizza. E beh, di questo fatto ha reclamato, ha detto: ma io ho altri cuginetti, vado solo io a mangiare la pizza, non li volerò. Hanno ricevuto a parte altri buoni, va bene? Ok, bravo Giovanni. Allora, adesso bravo a Giovanni Mara, prego. Allora, io proporrei una cosa adesso. Chiamiamo uno per uno tutti i ragazzi, gli diamo le sacchette e poi facciamo una sola foto al gruppo, senza stare a fare altrimenti perdiamo ancora tempo, ok? Allora, Ramella Diciano c'è? Forza! Anita Santoro, forza l'applauso per tutti.
Kevin Petrella. Marito Diciano, Kevin Petrella. Dauria Danila. Marra Aurelio. Alla Enrico. Santoro Matteo. Ludovica Gambardella. Alessandra Di Cicco. Mastroianni Caterina. Fabbozzi Nicola. Enrico Marica. Stellato Filomena. Stellato Filomena. Taddeo Benedetta. Iris D'Amato. Domenico Papa. Domenico Papa. Domenico, che non mi ha mandato la foto, per cui la maglietta non c'ho. All'interno ci stanno però i Clotilde Papa. Dove vai Domenico? Aspetta. Allora. Fenaria Mina. Allora volevo pregare anche per ragioni fotografiche, tutti quanti sul palco, in modo che possiamo mettere il semicerchio per fare una bella foto, va bene? Che poi sarà l'unica che noi pubblicheremo, va bene? Allora, tutti sul palco. Allora, prima della foto, le docenti, uno per l'Istituto Autonomo Comprensivo, lo portate alla scuola, poi ci abbiamo, il professore Zona non c'è, poi ci abbiamo Maria Rosaria Diana, eccola qua, forse un applauso, poi ci abbiamo Carmelina Pezzulo, eccola qua. Abbiamo finito la foto. Ok, grazie a tutti, grazie di tutti, stanno le buste per mettersi. Allora, sì, mo sono lì. Sì, prossimo. Allora, non ci crederete, abbiamo finito. È stata una bella maratona anche questa, grazie. E attenzione, il prossimo appuntamento non sarà più il primo sabato di giugno, come era consuetudine,
ma passeremo al venerdì, perché molti ragazzi il sabato vogliamo uscire con le nostre fidanzatine. E allora l'appuntamento è per venerdì 7 giugno 2019, sempre qui, sempre alle ore 17. Grazie di tutto. Grazie. Grazie di tutto. Arrivederci.